Ci sono storie che si insinuano nella realtà come crepe nell'asfalto, che lasciano il segno. L'importanza di osare di Jean Case è una di queste storie, un vero e proprio manifesto per chi non si accontenta della superficie, per chi vuole scavare a fondo e lasciare il segno, proprio come Michelangelo con il suo David. Jean Case ci guida in un viaggio dentro il coraggio, quello vero, quello che si nutre di incertezza e si fortifica con ogni passo falso. Fare grandi scommesse. Sto parlando della scommessa più grande, quella su se stessi. Pensate a chi ha cambiato il mondo. Non erano i figli prediletti del destino, ma coloro che hanno avuto il coraggio di immaginare un futuro diverso, proprio come Cristoforo Colombo che ha attraversato l'oceano. Non è una questione di ricchezza, ma di visione. Fare grandi scommesse significa abbracciare l'incertezza, accettare la possibilità di fallire, ma con la consapevolezza che è meglio aver provato e fallito che vivere nel rimpianto di non aver mai osato, proprio come insegna il detto: chi non risica non rosica. Vivere è di per sé un rischio, come attraversare la strada. Correre rischi audaci significa ribellarsi alla prigionia della comfort zone, uscire dal proprio guscio. Parlo di calcolare il rischio, di valutare le conseguenze, ma senza permettere alla paura di paralizzarci, di bloccarci come una statua. Il brivido del rischio è il motore che ci spinge oltre i nostri limiti, che ci fa scoprire la vera misura del nostro potenziale. Imparare dai fallimenti. Ogni caduta, ogni passo falso, ogni progetto andato in fumo porta con sé una lezione preziosa. Il fallimento non è la fine, ma un nuovo inizio, un'opportunità per analizzare i nostri errori, per fare tesoro dei nostri sbagli. Pensate a un artigiano che modella la creta. Ogni volta che l'opera non lo soddisfa, ne studia le imperfezioni, affina la tecnica, ricomincia con maggiore consapevolezza. Proprio come dice il detto, sbagliando si impara. Imparare dai fallimenti significa trasformare il dolore in saggezza, la sconfitta in trampolino di lancio. Superare la propria bolla. Viviamo in un'epoca di connessioni virtuali, in cui è facile sentirsi parte di una comunità, ma è altrettanto facile isolarsi nella propria bolla, come una lumaca nel suo guscio. Superare la propria bolla significa avere il coraggio di confrontarsi con la diversità, di mettere in discussione le proprie certezze, di aprirsi a nuove prospettive, come se si aprisse una finestra su un nuovo mondo. È solo immergendoci nell'ignoto, confrontandoci con culture e mentalità diverse, che possiamo arricchire la nostra conoscenza del mondo e di noi stessi. Lasciare che l'urgenza prevalga sulla paura. La paura può diventare una gabbia, un freno che ci impedisce di realizzare il nostro pieno potenziale. Viviamo in un mondo in costante mutamento, un mondo che ci chiama ad agire con urgenza, un mondo che non aspetta. Lasciare che l'urgenza prevalga sulla paura significa riconoscere che il tempo non è una risorsa infinita. L'urgenza di fare la differenza, di lasciare il mondo un posto migliore, deve essere il motore delle nostre azioni, la nostra benzina. Osare per cambiare. Le storie narrate da Jean Case in L'importanza di osare non sono solo esempi di successo, ma soprattutto lezioni di vita. Ci insegnano che il coraggio non è assenza di paura, ma la capacità di agire nonostante essa, di fare un passo avanti anche quando si ha paura. Applicare questi principi nella vita di tutti i giorni non significa diventare supereroi o guru del successo. Significa semplicemente fare un passo alla volta, con la consapevolezza che ogni piccolo gesto, ogni scelta audace, ogni rischio calcolato, contribuisce a costruire il nostro futuro e quello del mondo che ci circonda, proprio come ogni goccia contribuisce a formare un oceano.